l'attualità è sempre ben accetta, Patrizio Prada e Simone D'Andrea. Venite, venite. Questo nuovo film francese dove abbiamo voluto loro due. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ah, scusate tutti. Ciao. Ginocchio, dovete... È colpa mia, scusate. Non ave... Chissà perché non avevo questa cosa. No, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere perché conoscendoli Simone non sarebbe mai venuto. E Patrizio è timido, molto, quindi ogni volta fa fatica a venire alle conferenze, quindi mi fa molto piacere averli qua, anche se in ritardo, ma anche se in ritardo sono molto felice, vorrei esprimere la mia felicità! Ok, perché io intanto ho dato il microfono alla logorroica, tanto non capisce. Se tutti gli occhi siano puntati, quelli di una nel pubblico su Prata, lo so perché è una maniaca, è venuta qui apposta. Adesso siamo andati nei forum dei doppiatori e dicevano: chi c'è quest'anno alla Comic Convention? Ma so che domenica c'è Prata. E uno ha detto: ah, allora vado solo domenica, vale il costo del biglietto. E l'altro gli fa: ma sono 9 euro. Gli fa: no, li vale tutti. Grazie, spero che sia qui, dopo la ringrazio di persona. Quindi adesso datti da fare, sennò poi devi cacciare. Rimborsare i 9 euro. Allora, così, ora che siamo tutti insieme, che c'è l'Abacotto, Roger, Simone e Patrizio, possiamo iniziare a parlare di questi 20 anni di animazione. Innanzitutto, Patrizio ed Emanuela sono in Nanaka. Patrizio, hai finito di fare gli occhiolini? saluto. Sembra il Grande Fratello, sai, quando quello che arriva, con te, dopo. Okay. Voi due siete in Nanaka. Io la Pacotto? Sì. Ti ricordi di averlo doppiato? So che ne doppi tanti, no? No, sì. Com'è la storia? Ma, solitamente non ricordo, ma non perché ne doppi tanti, mi ricordo perché ormai sei... vivo nel mio mondo. No, ma abbiamo detto che ormai sono passati... Ho problemi di Alzheimer. Pure tu. Va bene, tu sei... chi sei? Ecco, non di... Questa era l'unica domanda che non dovevi fare. Lo so, l'ho fatta apposta. Allora, tu sei... Sta leggendo. Anche perché... Aspetta. Tu sei Nenji. Nenji. Bravo, San. Nenji Chan. Nenji San. Ah, c'è 5 anni. E sei un... Teppista che però ogni tanto ha il cuore generoso però anche quindi, gentile, okay. E siccome ha sempre vicino a sé la papa, la vecchia, no, la nanaca, che è la papa cotto, sì, che è caduta dalle scale, non la papa cotto, nanaca. Anche era caduta dalle scale, perse la memoria, regredì. Sì. Regredì. Anni. Adesso tutto mi torna, vedi, un po' movimento sono. Sì, ecco. Questi flash. Queste. D'Andrea invece non sei in Nanaka? No, infatti cercavo di capire, ma. No, c'è D'Andrea. D'Andrea era Ciucurigno. No, perché io volevo darti. Allora ti spiego. In Media Film, cioè vorrei raccontare questo backstage, no? Media Film abbiamo iniziato a fare l'animazione. Ogni volta che c'è una donna io dico: questa è la Pacotto. E ogni volta che arriva il personaggio maschile dico: questo è D'Andrea. E si sente una voce, che si chiama Cinzia, che dice: no, basta, sempre D'Andrea è Prata. Quindi cosa succede? Arriva una ragazza e... Ma sentiamo perché, dov'è Cinzia? È seduta lì davanti. Il silenzio totale, quindi potrebbe essere... la Magnaghi, la Pacotto, mia nonna, la Porta, c'ha 10 anni, una di 80, non importa. Poi arriva uno, biondo, moro, gobbo, alto, basso, ma questa è Prata! E io dico: no, questo non ha la voce giusta da Prata, l'altro, ecco, lo sapevo, quindi è sempre così. Quindi è una brutta lotta. Allora, quando abbiamo fatto questa sorta di a tavolino, no? Io la Cinzia Veronese lottando nel fango, alla fine hai vinto tu il personaggio di Nenji, ma io ho dato a lui, in un film nostro che si chiama Dracula 3000, Van Helsing, che è un film con gli umani, ecco, su cui ha guadagnato di più, quindi prenditela con la Cinzia Veronese, il ruolo di... Quello era un film, io quanti episodi ho fatto? E 13, allora. Però Casper Van Dien aveva 1200 righe. Ah, ok, allora okay. Fatti i tuoi conti, ecco, certo. La pensione, i contributi, la doppia presenza, aveva fatti a sabato, capito?
Ok, allora ragazzi, io vorrei farvi delle domande e poi lasciare il microfono a loro perché sto diventando più logorroico della New Jean Death. Fai, questo si sta già addormentando. Kombawa. Buonanotte. Allora, Patrizio, vorrei farti una domanda, vorrei aprire qui una discussione. Allora, è cominciata la messa in onda di una serie televisiva che si chiamava quando eravamo piccoli Gundam. Devo dire che è rimasto un po' nel cuore Gundam, Peter Ray, adesso si chiama Gundam, è stata doppiata a Roma, quindi non essere avverso per forza a questa serie, doppiata a Milano, e finalmente Italia 1 ha messo in onda una serie chiamandola Gundam, tirando in mezzo gli autori del cartone animato che non volevano smollare i diritti. Voi sapete che la prima serie di Gundam nel 1978 è arrivata in Italia tramite la VID, non c'erano i diritti, era stata doppiata, i giapponesi non lo sapevano, quindi si erano indispettiti, insomma tutta la... Allora adesso è in onda con i nomi originali, senza tagli, senza censure. Allora io volevo chiedere a te se stai già lavorando anche tu a qualche serie non tagliata per la televisione, che cosa ne pensi, se ti sembra un passo avanti o un passo indietro. L'altra volta si parlava, i comitati dei genitori si scateneranno, ma non lo so, insomma volevo la tua opinione. Si scateneranno per cosa dici? Per le scene di violenza, per le scene di... Sì. Ci sono già stati, sai che c'è sempre la diatriba, ma se metti il cartello giapponese i bambini non capiscono, ma allora questa scena si vede la spalla, oddio, si è visto il piede, si è visto il ginocchio. Devo dire che ultimamente sto facendo poche cose giapponesi, anche perché sto facendo un'altra cosa che mi sta impegnando tanto, che è un telefilm francese, e quindi mi lascia meno spazio ad altre cose. L'unico cartone che sto facendo adesso è un cartone americano, si chiama Justice League, che non ha tagli. E vabbè, è uno stereotipo americano. Sì, è uno stereotipo americano, alla fine sì, non ha, di fatto sono già abbastanza censurati loro di per sé. Poi mi fa piacere che ci siate voi due, perché, no, anche la Facotto, scusa, sto dando anche alle spalle, scusa, perché ho parlato per 10 minuti, 20 minuti. Perché di solito facciamo le fazioni, no? Allora questa è la conferenza dei doppiatori di Milano, questa è la conferenza dei doppiatori di Roma. Invece siccome Patrizio e Simone sono su tutte e due le piazze, adesso non c'è più questa, perché automaticamente stiamo facendo la conferenza sia con i doppiatori di Roma che con i doppiatori di Milano. Per esempio Simone la voce di Colin Farrell per molti film, non è che mi guardi così, so già cosa pensi, non del nostro, lo so. Non è così. Sei la voce in parte di Colin Farrell, sei una parte della voce. Doppiato in un film. In un film solo. Vabbè, ha doppiato Colin Farrell, non posso dirlo, non dovevo dirlo. No, non mi puoi tirare calci perché c'è Mantovani di mezzo. No, aspetta. Anzi, no, puoi. Io quel film l'ho visto, era quello con Al Pacino. Sì. Sì. Titolo? La regola del sospetto. Oh, così dicono le cose precise. Ok, ok. Invece Patrizio, anche tu la fai pure, non so, vuoi un panino? No. Scusa, ho dimenticato il telefono acceso, non vorrei mai che suonasse. Ah. Anche perché ha una suoneria abbastanza imbarazzante, per cui eviterei. Tipo dammela, dimmela, dammela. Chiamatelo, il suo numero. No, aspetto. 335. Aspetto. Ok. Tu invece a Roma che hai fatto? Ultimamente... l'ultima cosa che ho fatto è stato un cartone che si chiama Orphan. Gli episodi là c'è Orphan ha fatto cucù. Orphan, ho finito i Sayuki, forse ne arriveranno degli altri, una nuova serie e basta, in realtà è situazioni di lui e lei. Ah sì, è vecchio quello, le situazioni di lui e lei. Carecano. Carecano? Quello molto bello. Lo doppiato un altro? Fushigi Yugi. Sì. Ho doppiato Owen Wilson in un film nuovo, molto carino, con Morgan Freeman. Questo l'ho fatto a Milano però, fatto in colonna separata qua. E c'era anche Cristiana, che è no, Cristiana Rossi. Spieghiamo perché c'era anche la moglie di Simone D'Andrea che si chiama Cristiana Rossi. Mi è dato questo film molto carino e poi basta, di cose nuove non c'è. Ok. E di poco, insomma. Poi tutte le pubblicità che fate a Valanga, tra tutti e tre, i quattro della pubblicità, poi vai sul sito della Pacotto. Ieri ho fatto
bella mesh quadrate, poi ritorni sul sito e fa: ho fatto bella mesh cubiche, questo nell'altro giorno ho fatto bella capelli lisci, poi ho fatto, è vero, nel tuo sito è così, me l'ha detto la veronese, perché adesso hai fatto bella fiala per la ricrescita, no, vabbè, L'Oreal, ai frutti, l'acido di frutti, stai uno scherzo. Fate qualcosa. Cerchiamo di tornare alla serietà. A proposito, vorrei sentire Simone D'Andrea e dirci, per cortesia, che è una domanda che ci attanaglia da anni, che differenza c'è secondo te tra doppiare a Milano e doppiare a Roma? Sia film che cartoni animati, non cominciare a dire no, solo film. Porca miseria, questa qui è un domandone. Quanto tempo abbiamo? Guarda, fino a stasera alle 9. Tieni presente che devi parlare anche la giapponese. Tra l'altro colgo l'occasione di salutare un amico collega che è lì. È vero, Leonardo Graziano. Che non l'abbiamo neanche salutato, Leonardo lui. Graziano, ciao. E lui è un collega romano. No, niente, io devo dire che ho avuto la fortuna in questi ultimi 3-4 anni di lavorare un po' a Roma, e senza togliere nulla a Milano, c'è un clima molto più sereno, si lavora con dei ritmi che non sono quelli milanesi, ma dettati un po' anche dalla cultura e dalla città stessa che appunto è Roma rispetto a Milano. Sembra un discorso serio. No, è un discorso serio, mi sembra anche una veglia funebre, volevo dire. No, perché mi posso agganciarmi? Io a Roma sono venuto solo due volte per fare i Pokémon. Sai che c'è questa cosa carina, che quando la serie viene doppiata a Milano il mio personaggio è doppiato da Bottale, quando i film vengono doppiati a Roma io vado a doppiare il mio personaggio, essendo la voce ufficiale, però insomma, ecco, questa è. Ho avuto la fortuna di venire a Roma. E è vero, i ritmi sono diversi, ma la gente è profondamente diversa, e io pensavo che trattassero il cartone animato, cioè ci fosse questa cosa che magari a Roma risultava più rilassata perché facevate i film, il cinema, quindi doveva essere più curato, però ho visto che la stessa cura c'è nei cartoni animati. Assolutamente sì. Sì, sì, probabilmente è un fatto di cultura, cioè Milano è nata proprio sul cartone animato, forse siamo un filo più allenati su quello, tecnicamente, parlo di tecnica, ma per il resto sono attori a Milano come sono attori a Roma. No, però devo dire una cosa, scusami, visto che non faccio più il doppiatore, non faccio più l'adattatore, cose, e do del doppiaggio da fare, sì. Tranne i presenti, e lo posso dire veramente, che faranno con noi dei film, perché stiamo per fare Speed Demon X, stiamo per fare dei film insieme, noi qui alla tavola, io come autore del film e voi come voci, ci sono delle voci poco credibili, ma questo io non è una critica riferita ai doppiatori, è la situazione che ti porta a far questo, perché stando tu in ci sala sono delle voci poco credibili tutto il giorno, no, te lo spiego, tutto il giorno a fare ciao mi chiamo quando vai a fare il film e ti arriva un film e lo fai una volta all'anno, non sei credibile sull'umano, sull'essere umano, non sei credibile, per quanto noi si abbia questa è una... probabilmente delle persone che non sono adatte a doppiare, adesso qui va Augusti e adesso dovremo, però ci sono credo nostri colleghi professionisti, miei ex colleghi o vostri colleghi, che hanno delle belle voci, che sanno fare il loro lavoro, ma che sono un po' vittime di quello che è la catena di montaggio del cartone animato, che ti rinchiude in sala di doppiaggio per quante ore, 3, 6, 9 anche al giorno, dove tu devi sempre alterare la voce, devi sempre urlare, e quindi quando arrivi a fare l'umano sei stonato, nel senso che sei... Ti sei preso dei vizi che non riesci a togliere. Hai preso dei vizi che non riesci a togliere. Questo vi è successo, avete avuto questo contraccolpo quando siete andati a Roma, come riuscite a bilanciare? Perché quando arrivi a Milano, e lo so perché ti ho visto, ti dicono più su, urla, grida, perché poi c'è anche un'altra impostazione del fonico, del doppiaggio, e quando sei a Roma è diverso. Allora,
come ve la siete giocata? Ma ovviamente, sai, poi l'amore, la passione per questo mestiere ti fa star dietro, cerchi di capire che cosa ti dice la persona che hai davanti, che sarebbe il direttore di doppiaggio poi a Roma, e capisci, o dietro, senso, e capisci come affrontare il lavoro su quel campo. Però non credo che le differenze siano così importanti. Ce n'è una sostanziale, che è quella della catena di montaggio, che hai toccato prima tu in quello che dicevi. E qui si va a manetta, si corre, si fanno gli anelli, si bruciano delle tappe importanti che poi per l'attore in sala sono essenziali, cioè cercare di capire che cosa stai facendo, entrare in quell'atmosfera lì. E spesso queste cose vengono a mancare perché devi correre. Invece a Roma c'è un po' più di tranquillità in questo, ma niente di che. Non vorrei creare un astio tra le due piazze, perché poi è una roba, non è uno stereotipo, oppure tirarmi la zappa sui piedi, perché come... non era assolutamente, lo dico anche davanti al collega di Roma, non era assolutamente, era un riflettere, assolutamente non è, anzi in teoria io me la sarei presa di più ascoltando le mie parole con Milano che non con Roma. No, era un momento per parlare non sempre delle solite cose, la censura, ma cose doppiate cose, ma fare una riflessione che comunque c'è, perché poi ci sono le feste a Milano con i doppiatori di Milano, le fiere di Milano, dove ci sono solo i doppiatori di Milano, e poi ci sono quelli di Roma, siamo sempre due famiglie completamente diverse. No, assolutamente. Effettivamente qualche differenza c'è, e volevo puntare infatti l'abbiamo ci scusato, sono, no? Sono due parole, produttività e qualità. Dopodiché ci sono degli ottimi attori a Milano e degli ottimi attori a Roma. E qui finisco il discorso delle polemiche. Posso aggiungere una cosa? Che influisce molto anche nella riuscita di un lavoro, per il 60-70% anche la direzione del doppiaggio. Possiamo metterci un 30% anche dell'adattamento? Anche dell'adattamento, sì, assolutamente, però, è una sinergia. Sì, però la direzione del doppiaggio, permettimi, poi alla fine... Le pedine importanti e di qualità ci sono anche qua. Il problema, che ritorno a dire, è il tempo. Allora, se tu metti una persona brava a dirigere, ma non ha il tempo per farlo, non ne concludi niente. Su questo siamo d'accordo. Detto palloni. Quindi se avete delle domande da fare a loro sui cartoni animati, le serie, i doppiaggi, a voi la parola. Una risposta che probabilmente gli altri non vi daranno. Naruto lo vogliono tutti. Immagino. Tutti abbiamo fatto la nostra offerta, piccoli, grandi, da più tempo sul mercato, da meno. Tutti. Mediaset, Yamato, CV, Mediafit, tutti abbiamo fatto la nostra offerta. Naruto non è al momento in vendita perché si vuole vendere come Shaman King. Shaman King è stato venduto come diritto paneuropeo alla Fox Kids Buena Vista. Quindi vogliono fare la stessa cosa con Naruto, perché i giapponesi non sono i fessi di turno, ci sono cascati una volta con Pokémon, la seconda volta con Beyblade, la terza volta non ci cascano, e Yu-Gi-Oh! Allora hanno detto, bene, Naruto e Shaman King hanno la forza del merchandising, del giocattolo dietro, quindi noi apriremo l'asta e cerchiamo qualcuno che compri i diritti per tutta Europa. Quindi è molto probabile che succeda come Shaman King, che il diritto venga comprato da Buena Vista, che poi è Walt Disney, e poi venga rivenduto a Mediaset, rivenduto a Telecinco, rivenduto a chi fa l'home video e cose del genere. Non fate più risparmio, ti faccio. Dai, fulminerante! Dai, cioè vuoi dire che hai cambiato voce? Ti sono scesi? No, scusa. Non riesci più. Ma basta questo fulmine rosso. E vabbè, c'hai rotto le scale fino alla morte. Basta. C'è una domanda, amo. Ah, ricorda, se lei fa fulmine rosso tu fai il trestle però. Fai il trestle. Questo non lo so se vai Drassiel. Drassiel, trestle, non lo guardo per questo. Devi fare fulmine rosso. No, e tu dopo fai vai Drassiel. Vai Drassiel! Sono vero, regge più. Le mie sono scese già da tanto, ma sono rotolate lontano, credo verso il Giappone, Osaka. You know, the ball. Sotto il cincin ci sono le cose che rotolano. Non la vedrò mai più adesso dopo che... No, dai. Non fate mai cin cin, voi lo sapete, sì. Quando brindate non fate mai cin cin. In Giappone. Non dite mai per sbaglio non c'ho manco una lira, perché
manco è quella cosa che hanno le signorine, ma volgarmente, guarda, sta morendo. Quindi quando tu dici non c'ho manco un euro, non c'ho manco tempo per piangere, dai, hai fatto diventare viola, poverina, tutte quelle cose lì, no? Sì, non morire, no. Su Mimasen è per spiegare, no? Perché uno va al ristorante giapponese, cinci! Il problema salta fuori quando... i giapponesi da noi che fanno, scusate, cazzo! Ma senti, ma il problema è che quando non si fa il cincin, che dici, ma non facciamo manco cincin! Non facciamo manco cincin! No, ma da noi fa parola pulita, però voi avete un pesce, voi avete il tonno che è maguro, eh? Il salmone che è sake, okay. Poi avete il cazzo, allora tu dici vado in Giappone e dico cazzo, ma insomma quanto costa il doppiaggio, e mi arriva un bel pesce. E io dico, ma che cos'è questo? E fa, è il cazzo. Allora vedi che siamo pari? Allora, comunque se andate al giapponese dite kanpai, tipo kanpai, e non ebbi mai problemi, kanpai, felice, e non dite neanche cinpo, per l'amor del cielo, che no, che cine e po, il fiume po e cinpo, ho fatto un cincin sul po, e allora lì si va sul pesante lì, neanche, ok, pacotto, e devi fare fulmine rosso perché io ho detto vai drassi, fulmine rosso, come si fa a pregare. E c'è la Miu Miu che salta la tipo. Miu Miu, vieni qua. Tu hai doppiato le Miu Miu? Io ero quella blu. Eri quella blu? Allora quella rosa là. No, vieni qua, Magnaghi, vieni qua. Vieni. Facci vedere, no, so che c'è stato il cosplay, com'è andato? Hai vinto? Non sei venuta ieri, quindi sei vestita oggi. Ci fai vedere? Miu Miu, amiche Vincenzi. Roger, facci il tuo urlo, non quello che fai a casa con tua moglie. No, aspetta, facciamoglielo fare a Patrizio l'urlo. No, non ho urli nei miei. Lui sì, lui ne ha fatto. Ma par condicio, devono urlare tutti. Par condicio, l'urlo di Colin Farrell no. E poi nell'ultimo film è un brutto urlo, Simone. Era meglio che non lo facessi sto film, no? È una cosa fra noi, no? Quello di Beyblade. Oppure no, ti amo Mickey, no, ci buttiamo giù. No, Beyblade. No, quello di coso, di perché? Di Yu-Gi-Oh. Ah, è vero, è Yu-Gi-Oh, è vero. Cos'è che dico Yu-Gi-Oh? Se non lo sai te, guarda. Ma sai per me che lo sai. Cos'è che dice Yu-Gi-Oh? Blake? Yu-Gi-Oh, dice. Non dico niente. Beh, lui ha urlato, D'Andrea ha urlato tantissimo nel film di X. È lì. No, ma l'urlo di battaglia. Ma l'urlo. Dice vai Dragon, siamo a posto. Vai Dragon. Vai Dragon. Ma no, ma quello è di Beyblade. Stiamo parlando di Yu-Gi-Oh! Ma è Dragon! Ma è Dragon o Dragon? Perché Yu-Gi-Oh! Non è che faccia. Non sai niente. Non è che il personaggio sia tanto. Non ho capito. Fai un personaggio sfigato, no? Dragonero occhi rossi, è vero. Bravo! Dragonero occhi rossi! A me ci ho già caldo. No, ti prego. Deve urlare. No, comunque complimenti perché siete veramente preparatissimi, quindi vi la cambio moneta alla 2! Un prezzo alla 4! La pacotta è desiderata la capra. Io dovrei buttare sta cicca perché mi sembra essere una capra, scusate. Ma che non c'è cestini, non c'è, eh? La pacotta è desiderata alla cassa. La signorina pacotta è desiderata alla cassa. Mi dà un etto di pacotta. No, complimenti perché siete preparatissimi. Io l'ultimo urlo, visto che me l'hai chiesto, l'ho fatto nei Power Stone, però non mi ricordo cosa. Se voi ve lo ricordate. Metamorfosi. Comunque inutile, cioè lui non ha urlato, tutta sto cosa non ha urlato. Il nostro problema è la cassa, la cassa è scampata. No, devo fare. Io conosco la Unzoro fan. Devi fare quello che ti ho chiesto a marzo dell'anno scorso, perché Shingetta ha fatto lui. Devi fare lo Shingetta.
rispetto al Battle Wing, che nella serie è durato un'ora e mezza, solo tuo urlo. No, ti prego. Perché già non mi ricordo più. La Paramanta. Ma Paramanta. Fantastico. La parte di Orfe. Fai Orfe, devi stare orfe. Ah, ok, ok. Dai, fai... Questo mi viene bene. Sì, dai, fai Ofelia. Allora, era? Bianche di luce. Io vi scaglio lame bianche di luce! E adesso... Questa me la ricordo, era un po' più dura l'altra, perché forse facevo fatica anche quando l'avevo scritta. È la più dura che hai fatto, secondo me. È la più dura che hai fatto, perché secondo me, solo che prima l'avevo scritta, qua sarebbe improbabile. Cioè, dovrei scrivermela tipo così, cubitato. Sei pure cieco. No, ma io voglio scusare, posso quanti anni hai tu adesso? 26. Tu Simone sai che 32. 24. Non è vero. Io ho 32. 32. 30. Perché ne ha 31? 35. 33. La pacotta ormai no, sempre più della pacotta. Ok. Ora voglio dire, immaginati quando avremo l'età di Ivo De Palma. Ho facendo una cosa brutta. Ho capito, l'ho detto con simpatia, è più anziano di me, quando lui doppiava io stavo a casa a sentirlo. Anch'io. Cosa devo fare? Mica è colpa anche la pacotto, ma mica posso ammazzarmi. Volevo dire, no, dicevo, pensa quando abbiamo un'età più avanzata. Che dice, personaggio doppiato, ci arrivi manco più al tavolo, no? Perché non ti muovi più. Cioè, se già a 32 anni non ti ricordi cosa dici in sala? No, ma io non mi ricordo nemmeno cosa... Se tu mi dici cosa hai mangiato prima... Cosa hai mangiato prima? I tortellini a casa da Simone. E non mi hai invitato, ecco perché sei arrivato in ritardo, bastardo! Credo che è colpa mia. Simuliamo noi due tra 30 anni entrando in sala. Ci sarà ancora Rutta, dirige Rutta. Fai a... Scusate, è una cosa fra loro. Scusate, dobbiamo... Allora, la verità, mentre loro preparano il pezzo, è che... Abbiamo già preparato. Mi coprivo nell'area. E le voci giovani rimangono qui fino anche a... A me mi hanno detto che andava a prendere il copione. Cos'è sto copione? Madonna, è quella cosa tutta bianca, con le pagine, tutte le parole. Quelle che tu leggi, dici le parole pupate. Ma mi ricordi quando eravamo giovani che gridavamo, facevamo gli urli, A qualche anno con qualche dentimento. Madonna. Non so perché, se anche dentro di voi il desiderio sorge spontaneo di sentire questa cosa anche dalla pacotta. Ma noi stavamo facendo la pacotta. Facciamo noi qua, facciamo lo spettacolo. Emanuela, e dobbiamo cantare Togi Maggi Top. Questa parentesi un po'... Siamo già vecchi, perché siamo uno già vecchio. O che siamo vecchi o c'è uno spacciatore qui fuori che... Ma no, mica tanto. Spacciatore des. Anata wa spacciatore des. Ci fate spiegare. O che i doppiatori invecchiando diventano meridionali, perché... È questo, è quello che perdono subito... No, guarda, Simone fin da piccolo è stato meridionale. Razzista. Non è vero, sei siciliano, mio nonno era pugliese, cosa ci posso sono fare? Sono siciliano e sono orgoglioso di essere siciliano. Ho detto che sei orgoglioso. Non siamo veramente la pacotta di Bari, da dove pensate che venga? Non lo so, è prima. No, la nonna è di Bari. Doppia la pacotta barese. Muovi la bocca, sei capace? Certo, senza mettere pubblico, suono. Tu guardi no, è la cosa difficile per Emanuela non è mettere suono. È vero, no? È vero, mi viene benissimo. No, non è vero. Mi viene benissimo. Devo fare così. Non mi raccontiamo un aneddoto. Sì.
Ecco un viaggio in macchina. Un viaggio, no, in macchina. Quel Roma. Sì. No, oddio, volevamo buttarci giù dalla macchina. No, stavamo andando a Trieste in quel viaggio. Ah, allora lì non c'ero. Vai, vai. Pronta? No, no. Avevi il coraggio. Avevi il coraggio. No, c'era Nicola là. No, io non c'ero a Trieste. Come no? Stavamo andando a Trieste. Stavamo andando a Roma con la sua macchina, che abbiamo fatto Roma-Milano in un'ora e mezzo. Ma non c'era la Pacotto? Ma c'era la Pacotto, che volevamo buttarci giù dal finestrino, che tu gli hai detto, ma non smetti mai. Lei si è offesa, non ha parlato per 10 minuti, poi ha attaccato. Era una cosa, da appena se sei seduta, no, perché sai, questa volta poi sono andata l'altra volta, ma mai senza un minimo, una pausa. Ti dico, cosa è successo un attimo. Ma tu mai senza pause, lei ha fatto, 10 minuti di silenzio, la notte, il tramonto, Simone che andava a 280, lui dice, non si sente niente dentro a questa macchina perché è un uomo ricco, ha una bella macchina, però forse se ci schiantiamo non rimarrà niente di noi. E a un certo punto lei, però sapete una cosa? Comunque Manu, scusami, ma c'è chi ti batte. C'è stato un viaggio, un altro viaggio, con Deborah Magnaghi, Cristiana Rossi, che hanno smesso un secondo di parlare. A che ho detto, quasi chiamo la Pacotto per riposarmi le orecchie. No, però io vorrei, cioè, far notare, a questa conferenza, chi è che ha chiacchierato di più? Nicola. Cioè, a parte Nicola, comunque la parte di là. Quindi abbiate pazienza, ragione, con Deborah e Cristiana dovete avere pazienza, col tempo si cambia. No, è vero, io passo per una gran chiacchierona, però voglio dire. No, ma io comunque. No, a mano poi voglio tanto bene, per cui. È vero, ma non sei. No, però è vera questa tu cosa. Sei come posso. Nel senso che bello. Che viene una volta all'anno a portarvi regali. Ma no, è vero, esiste questo altro aneddoto. Un giovane sta di doppiaggio. Che a un certo punto io ero, non ero dentro in sala, ero fuori a fianco al direttore. Zitta! E a un certo punto il direttore mi guarda e mi fa, Manu, ma stai bene? E dico, sì, perché? No, ma stai bene? E dico, sì, cos'è successo? No, perché 10 minuti non parli. Vabbè, grazie, un amico. Era depressa. Ero assorta. Cioè, di fretta, eh. Parlava con se stessa, che ti autostordisce. Perché adesso hai imparato a parlare con te stessa, sai che crescendo, l'introspezione, c'è cioè una pacotta. Infatti vogliamo, è vero che le vogliamo bene. Allora io farei un applauso a Emanuela Pacotto. Per questo coraggio che ha la sua età di essere sempre con noi. Grazie Emanuela, grazie per Nanaka. È uscito il numero 2, devo fare anche un po' di pubblicità, volume 1, volume 2, compratelo, non scaricatelo da internet, prezzo commerciale. Vorrei un applauso di sostegno per chi fa sempre l'anziano, il papà, la zia, la maestra, la direttrice, per Roger Mantovani, che l'ha con noi. Solo Roger. We have only to say Roger. Your name is Roger. No, una volta mi ha detto, ma è più Mantovani, no, Roger. No, non lo devo dire, vabbè. Roger, di cognome? No, vabbè. Simone D'Andrea. L'applauso lo aggiungerei per Cristiana. E speriamo di avere la tua voce, che la tua voce si estenda nel tempo, che ci lasci un ugole erede prima o poi. E Patrizio Prada. Ciao, grazie. Che è già l'erede di un doppiatore molto famoso. No, lascio aperto. Ok, allora, se volete ci vediamo. Ma no, ma che so Chico e so Roger? Io Chico! Ma almeno stai zitto, no? E poi mi chiedi perché mi dici che ti metta a fare il braio di bambino. Ma te ne stavi andando senza salutarla, poi già non ti fanno più andare, dai. Io Chico, arigato gozaimasu, vorrei. Tu hai sentito un po' cosa abbiamo detto, avrei detto Bacades, dei deficienti. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, sì. Per cortesia, voi giapponesi siete al microfono dei parametri. Di qualcosa. Salve, buona notte.
grazie per essere convenuti. Allora io no, un po'. Non la doppiamo lei, le mettiamo i sottotitoli, eventualmente Manuela puoi doppiarla. Grazie per essere stata qui, come al solito noi abbiamo scherzato, non c'è bisogno di sparare sulla Croce Rossa perché lo fate già su internet, quindi di solito io sono quello che fa le battute, tanto poi le mie le fanno su internet, non è un problema, no? Recuperiamo, vi chiedo dunque, noi dove siamo esattamente? Siamo di sopra, Milano. Corridoio, primo corridoio dove c'è anche la storina. Ok, ci vediamo là se volete parlare con loro, però non ci possiamo fermare perché c'è una conferenza subito dopo. Quindi adesso andiamo veloci veloci su di sopra, se volete ci vediamo di sopra. Ciao a tutti! Beh, glielo dico, tutti i giorni lo sentivo, stavo in fila, No, era un ruolo 24. Segreti, se ti dico una cosa che devi fare,
ci pensa con noi. Un successo straordinario. Grazie. Va bene, lo stesso. Grazie. Ciao cara. Ma io mai casini. Sono un casino vivente. Ho già un casino io. Ciao ciao. Ovvio. Te la ricordi Tali? Andare piccoli che è una palla. Due. Wow. Equilibrado.